La lista Bonino-Pannella è stata esclusa dalle elezioni regionali del prossimo 28 e 29 marzo nelle circoscrizioni provinciali di Milano, Bergamo e Brescia. Incertezza sull'autenticità delle firme anche per la lista Verdi nel collegio Orobico. Per 10 delle 12 liste presentate all'ufficio elettorale del Tribunale di Bergamo sembrerebbero invece non esserci problemi di ammissione. Intanto il Popolo della Libertà apre la sua campagna elettorale nella provincia bergamasca e presenta agli elettori la squadra che punta al Pirellone. 7 candidati, molti dei quali con una lunga esperienza politica alle spalle. Carlo Saffioti e Marcello Raimondi, entrambi consiglieri regionali uscenti, Carlo Scotti Foglieni, Felice Sonzogni, assessore alle grandi opere nella giunta provinciale di Valerio Bettoni, Miriam Persico, Elisabetta Del Bello e tra le novità Andrea Tremaglia, 22 anni, studente di giurisprudenza e figlio d'arte di Marzio, scomparso nel 2000. Sarà una campagna elettorale giocata all'attacco, all'esterno, in cui non prevalga per forza di cose la competizione interna alla lista dettata dal sistema elettorale. Con queste parole il coordinatore provinciale del PDL di Bergamo, il deputato Gregorio Fontana, ha aperto ufficialmente la corsa per il partito di Berlusconi. Al suo fianco il vice coordinatore provinciale, ovvero la senatrice Alessandra Gallone, secondo la quale in Lombardia è necessario consolidare al limite incrementare la propria posizione rispetto ad una sinistra che paga ancora molto la confusione al suo interno.